Il canale televisivo nazionale tedesco Hard Buffet ha prodotto un reportage sull'azienda di Toni Rocchetta, Alicata, cultrice del grano antico, Gaetano Ravanà. Doch seine wahre Leidenschaft ist die Kultivierung von Il racconto della Chiattoligia attraverso Toni Rocchetta, custode contadino, ambasciatore del territorio del buon pane con la famiglia Spinello, in un reportage fatto dalla televisione nazionale tedesca Hard Buffet. Toni Rocchetta ha portato Licata al centro dell'Europa attraverso la varietà di grano antico che ha recuperato e reintrodotto di nuovo nel territorio, dalla terra alla tavola. Tradizioni, saperi tramandati e patrimonio genetico inestimabile. Dai contadini custodi alla mietitura tradizionale a mano, la pesatura, rappresentando il DNA di un popolo, per l'appunto quello siciliano. Eravamo partiti con circa 2 kg di grano nel 2020, ritrovati in un magazzino di un anziano contadino che poi ha reintrodotto di nuovo nel territorio dopo più di 50 anni, riportando in vita di nuovo un patrimonio genetico, per l'appunto la Chiattuligia. Sono queste le parole di Toni Rocchetta che ha spiegato che oggi siamo arrivati a una produzione di 300 kg di grano. Già il prossimo anno possiamo avere una produzione completa per la realizzazione di pasta e di pane. Un progetto davvero ambizioso e importante per tutta la comunità licatese, ma non solo. Un sogno che diventa realtà di riportare nelle nostre tavole i sapori autentici millenari attraverso pane, pasta, pizza, insieme a maestria di pizzaioli, fornai e maestri pastai. Dazu ein ordentlicher Schuss Olivenöl, etwas Salz und Pfeffer und Pecorino Käse.